Benvenuti ad una nuova puntata di Ruote Storiche TV. Seguiteci! Cari amici, eccoci a una nuova puntata di Ruote Storiche TV. Questa volta ospiti di mercato retro da Imperia. E su questo magnifico yacht andremo a scoprire tante nuove cose su motori, moto, auto, yacht, camion e quant'altro. Io e Roberta vi accompagneremo in questo magico mondo. Seguiteci! Sindaco, dica la verità, visita istituzionale da primo cittadino ma anche da appassionato, né? qui oggi è un po' come un bimbo in un negozio di giocattoli. Direi di sì, perché un po' ho la passione eh, per le cose antiche, anche per le cose vecchie, eh, perché danno il senso del progresso andando a vedere come si è passati nel tempo cambiando tante cose. Poi la seconda passione è quella dei, delle auto e dei mezzi d'epoca, quindi questa eh, è l'occasione giusta. Quindi insieme al piacere come sindaco di venire qui a inaugurarla c'è il piacere come visitatore e come appassionato. Devo dire che quello che ho visto finora mi sembra ben riuscito, bisognerà crescere ancora sempre di più nella qualità perché questa location come voi vedete è eh, tornata al nord del mondo, ormai avendo liberato tutta la banchina Anselmi, c'è uno spazio espositivo esterno e lo spazio espositivo interno che può permettere a Imperi di fare grandi manifestazioni. Una bellissima manifestazione, complimenti all'amico Lossicco, a tutti i suoi collaboratori per questo evento che come Regione Liguria non solo eh, patrociniamo, ma sosteniamo anche perché riteniamo che manifestazioni, queste anche legate al mondo delle auto storiche, al mondo del, del passato, sono sicuramente un valore aggiunto per il nostro territorio, per questa Liguria che vuole avere una marcia in più, vuole essere sempre più protagonista con iniziative che possano portare turisti, portare persone sul nostro territorio. Eh, la Liguria è veramente terra che si presta per questi eventi, anche se oggi il tempo non è sicuramente clemente. Ma in bocca al lupo, come Regione Liguria, siamo presenti qui all'evento come in tanti altri eventi perché la Liguria deve veramente essere protagonista e lo può essere solo con un gioco di squadra attraverso anche manifestazioni di questo genere. Quindi, in bocca al lupo allo SICO in bocca al lupo a tutti gli organizzatori. Giuseppe Rossicco, non ci facciamo mancare veramente niente qui a Mercato Retro, anche il carretto dei gelati dimagrante eh? cosa vuoi fare per la nostra cura di dimagrante ci vuole un, un gelatino comunque questa nostra amica viene da Savona e abbiamo pensato di farla venire qua a Mercato Retro sperando in una giornata di sole ma vedo che la cosa sta andando molto bene si è schiarito anche il tempo e mi telefonano. Vendo soprattutto che la gente sfida queste quattro gocce d'acqua perché vuole esserci. Ma guarda, io ti dirò una cosa, ehm, non stiamo facendo nulla di particolare, cioè, tu calcola che a, a, a ottobre, novembre c'è cioè, la fiera di Novegro e quando vai c'è nebbia, fango, tutto quanto, penso che qua sia un salotto. E posso dirlo ad alta voce oggi, dopo un po' di emozione che ho avuto, perché ti dico la verità, è una manifestazione che ho voluto fortemente questa qua ed è tanto tempo che ci lavoro. Per me oggi c'è il sole qua, che spacca le pietre. E perché ti dico, come ti ripeto, è stata tanto voluta. E questi espositori, adesso vabbè, lasciamo stare la nostra amica di, 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 di Savona che diciamo, ha un bel giocattolino da, eh, molto carino. Gli espositori sono abituati ad andare fuori in giro nelle fiere. E è una cosa che volevo appunto dire: che penso che siamo l'unica mostra mercato in Italia, in Italia che siamo a 8 metri dal mare ma 8 metri lineari dal mare e non ce n'è altro, perciò questo secondo me è un, un punto di forza di questa manifestazione, è pulita, è a posto, è tutta piastrellata e non potevamo aspettarci di meglio, eh, gli ospiti che ci sono sono ospiti di eccezione e ti dico che questa è stata una prova, un altro anno penso che potremo anche fare di più e abbiamo, se abbiamo del coperto possiamo ancora stupirli con qualcos'altro. Siamo qui su questo meraviglioso yacht in compagnia dell'organizzatore di Mercato Retro, Giuseppe Lossicco. Giuseppe, ci vuoi raccontare la tua manifestazione? Mercato Retro. Mercato Retro è una manifestazione secondo me unica nel suo genere perché abbiamo organizzato questa mostra a scambio su una location che è a dir poco splendida. E siamo veramente sull'arciglio del mare e dove ci ci sono tantissimi yacht e appunto che anche uno di questi ci sta ospitando. La nostra manifestazione, la nostra manifestazione è una manifestazione che cerca di portare la passione nella riviera. E in banchina oggi abbiamo delle grandi vetture, abbiamo dei grandi club, e abbiamo degli ospiti d'eccezione come la macchina di Coppi, la B20, l'Aurelia. E che appunto per il centenario di Fausto Coppi abbiamo fatto, abbiamo fatto venire qua all'Imperia e poi c'è l'Isotta Fraschini del comando dei vigili del fuoco di Milano e nonché l'esercito italiano con un, con un lince che dà sempre una certa emozione almeno per me quando, quando lo vedo eh, che dire ci sono tantissimi espositori è una manifestazione che è solo alla seconda edizione e penso che eh, ci non ci possiamo lamentare eh, molti pezzi di ricambio eh, molto materiale vintage con espositori che arrivano dalla francia dei club che arrivano dalla francia eh, purtroppo quest'anno il tempo è stato un po così un po eh, diciamo nuvoloso un po' più pioggirellino per cosa ha rovinato diciamo eh, quello che era di, il programma Ad esempio abbiamo un elicottero parcheggiato si dice perché le barche parcheggiato nell'area eliporto qui di imperia che purtroppo non si può alzare perché c'è un po di vento e il veicolo è un po' piccolo però diciamo eh, siamo, siamo, siamo soddisfattissimi la manifestazione secondo me è riuscita e qui vicino a me abbiamo uno dei più grandi collezionisti di camion, penso d'Europa, che è il signor Marazzato. Che ringrazio veramente di cuore per essere venuto qua a Imperia a portarci i, nostri, i suoi mezzi e dei suoi club. Diciamo così, Marazzato. Sì, abbiamo proprio qui accanto a Giuseppe il signor Marazzato, Carlo Marazzato, che insomma eh, sei titolare di un'azienda che principalmente parte con gli automezzi da lavoro, però questo è diventato una grande passione, un grande amore che eh, mi dicevi non è scaturito da tantissimi anni come collezionismo. Ci vuoi raccontare un attimino e soprattutto anche quanti mezzi hai? Mi hai detto un numero che se, per le mie idee è spropositato, è enorme. Volentieri. Intanto è una delle poche occasioni che ho di eh, espletare questa questo elenco di mezzi, o, o meglio, di portare al grande pubblico la novità del trasporto. Trasporto reso come storia, che è fatto di vernice, di sudore, di meccanica, di sudore, eh, di gomme, sudore e poi ancora. No? Perché questo è quello che eh, evince dal trasporto, da chi ha costruito i mezzi, anzi da chi li ha progettati, chi li ha costruiti. Successivamente li ha comprati, guidati, pagati con sommi sacrifici. Per farla breve, l'azienda di cui faccio parte, che si chiama MSA, Marazzato Soluzioni Ambientali: ha pensato bene di fare una branca di divisione mezzi storici, rievocando tutto quello che può essere stato il passato dell'Italia nel, nel settore, partito nel. 1900 piano piano si è trasformato fino ai giorni, giorni d'oggi. I pezzi più rari risalgono appunto agli anni 900. Io ne ho il più vecchio, 1910 qui presente: con l'attrezzatura cisternata, idoneo a trasportare acqua infiammabili di tutto perché all'epoca chiaramente non c'erano normative non c'erano presunzioni diverse tra l'altro con le gomme rigide non gonfiabili sì, non un esisteva, pezzo difficile da trovare certo, addirittura non resistevano alla gomma no? quindi inizialmente oserei dire che le, i cerchioni erano di legno poi di metallo successivamente mi sembra che per un regio di Acreto eh, sono stati obbligati a mettere questo sottile strato di gomma perché quando il ferro, eh, circolando sulle pietre, perché le strade erano chiaramente in terra battuta, pietre, quindi facevano attrito e le pietre scagliavano di, 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 sui bordi. Quindi Rischiando passanti, di ammazzare qualcuno. Certo, certo, i passanti <ride> o comunque quelli che si trovano ai bordi delle strade avevano qualche problemino. Quindi niente, da quel mezzo lì siamo passati chiaramente con una tecnica sempre diversa, sempre migliorativa, Fino ai giorni d'oggi. L'altro esemplare che ho portato è uno spa di nuova costruzione eh, italiana, in quel di Torino. Di che anno? Anno del 1934. E questa è una macchina che è un mezzo eh, gommato, un mezzo un po' particolare perché il tempo della sua costruzione è stato concesso dal governo italiano al generale Franco in Spagna per la rivoluzione trasformato dagli stessi spagnoli in eh, cellulare per il trasporto di prigionieri, in particolar modo pensiamo eh, che fossero i partigiani, eh, ha fatto il suo servizio. Poi è stato abbandonato, com comunque messo accantonato. Io ho venuto a conoscenza di questo mezzo italiano in terra straniera con la possibilità di acquisirlo, l'ho preso, l'ho ristrutturato. E ne sono pienamente soddisfatto, perché è un pezzo più unico che raro. Ecco. Assolutamente. Questo. Poi abbiamo un altro mezzo, sempre d'eccellenza, certo. che hai così sottratto momentaneamente alla tua collezione privata, curata con grande amore. E qual è? È un OM Leoncino. E allora, di tempi più recenti. dei tempi più recenti, in effetti, l'OM Leoncino è nato nel 52. e Diciamo che è un po' il sogno, è stato il sogno di tutti i bambini. D'Italia, perché se ci ricordiamo, facciamo mente locale che andava a passeggio e vedeva passare un camion con scritto leoncino, lupetto, orsetto, daino. L'OM aveva avuto questa idea di utilizzare il nome degli animali e ha fatto tutta una serie di mezzi eh, per, per quello che poteva essere l'uso commerciale e industriale. Il più rinomato di tutti è stato proprio il leoncino che non esisteva una piccola impresa o grande che fosse che non avesse questo mezzo duttile eh, tant'è vero che ne hanno fatte mi sembra 12 eh, modelli diversi uno dall'altro dal 52 fino al 67 quindi eh, durano questi modelli anche parecchi anche anni, noi. non come a oggi che un usa e getta anche il nome del, chiaro, dei chiaro, modelli. Chiaro. Eh, e questi eh, mezzi sono tutti racchiusi anche e eh, accompagnati da un'associazione che è la 4A, mi raccontavi? Certo. Dove anche di fianco a te abbiamo Giulia, Giuliano Bologna che saluto, e, e, e quindi eh, vogliamo raccontare anche di questa associazione. E cosa, cosa fa per far vedere anche al, al pubblico? È un'associazione di tanti soci dove c'è la possibilità di vederci, di guidare i mezzi, di fare delle belle manifestazioni e di passare delle belle giornate insieme, parlando di mezzi e divertendoci a guidarli. Quindi eh, è anche un bel piacere girare certo. con questi mezzi perché sicuramente invidiatissimi anche da bambini certo. che vorrebbero salirci. Certo. Sempre signor Marazzato, volevo chiedere una cosa. Eh, il discorso, eh, avere tanti mezzi, bisogna anche fare una manutenzione. Eh, anche restauro mi dicevi prima che mh, più o meno 140 di, eh, già cioè, restaurati ma c'è un altro numero importante altrettanto più o meno più di altri 100 mezzi ancora in attesa di un restauro che è anche lungo e importante e che bene. più o meno quanto ci vuole a restaurare un mezzo è variabile dai mezzi più moderni dove in due settimane due tre settimane un'azienda attrezzata eh, lo, può, lo può ristrutturare, eh, a me invece è un paio di mesi per pezzi più importanti, oserei dire, no? sì. più complessi, dove richiede sta anche una, oltre che una manodopera eh, specializzata, anche dei ricambi che bisogna ricostruire perché non, non esistono nel mercato. Che non si trovano, non ovviamente si trovano più. più. Quindi da vecchi modelli da disegni eh, che abbiamo um, in archivio e da esperienze passate vediamo di, di, di aggiustarci ecco, e di ricreare quello che è stato. Carlo, volevo farti un'ultima domanda. Eh, qua gli ospiti che sono venuti a visitare Mercato Retro hanno visto questi mezzi veramente fantastici che hai portato qui in esposizione, ma per vederli... La, la gente che ci sta seguendo da casa, come può fare? È sufficiente eh, partecipare il secondo sabato del mese a un porta aperte eh, presso la nostra sede che è a Astropiana, tra Vercelli e Casale, una sede adeguata dove 6.000 metri coperti ospitano tutti questi mezzi. Dove, tra l'altro, avremo il programma di metterli in funzione e tenerli in movimento, saltuariamente, chiaramente, no? a rotazione. Oppure, seguendoci, iscrivendosi al, al club, eh, che dove, dove è accessibile a tutti gli amanti del, del vintage. Quindi, il Club 4AssiPiù, eh, che ha un suo sito eh, www.4asi Bene, io vi ringrazio, grazie mille per tutto quello che fate per il mezzo di lavoro come i camion e proseguiamo con la trasmissione. Una macchina di grandissima classe, una macchina da signori che però nella sua storia poi in questo caso è diventata anche una macchina operativa, una macchina da intervento di soccorso dei vigili del fuoco. Unisotta Fraschini del 1929, è un po' la regina ma non è la sola regina di mercato retro. Giuseppe Rosicco, come sempre ci siamo trovati una location veramente da signori, c'è cioè da dire. Avevamo problemi per trovare un salotto. Eccoci qua. Eccolo qua, questo è un salotto veramente poi ad hoc. Oh, il salotto imp più importante del mondo, perché comunque questa macchina è unica al mondo. È un po' l'esempio di mercato elettronico. Che cosa vuol dire mercato elettronico? Che cosa è arrivato qui ad Imperia per questi giorni in Calata Anselmi? Esatto, allora questa Isotta Fraschini, come sapete, è il comando dei Vigili del Fuoco che noi non abbiamo parole per ringraziarli. E niente, dobbiamo spiegare un pochettino cos'è Mercato Retro in questi giorni, penso che l'abbiamo già detto su, su, su tutti i media, e non vogliamo ripeterci però l'occasione è unica in questo Mercato Retro, il Mercato Retro è una mostra a scambio dove voglio, abbiamo voluto mettere tanti eventi collaterali, e tanti eventi collaterali con ospiti importanti come appunto i vigili del fuoco, i carabinieri e l'esercito italiano per questa puntata di Mercato Retro. Io penso che ce ne sia un'altra perché questa mattina è venuto il sindaco e è rimasto veramente, penso, sorpreso, ha fatto tantissimi complimenti a me, a tutto il mio staff e anche agli espositori per la qualità della merce che è esposta in, in banchina di vero vintage come volevamo. Ci sono davvero anche dei pezzi introvabili al di là eh, delle macchine ovviamente da ammirare ma volendo e potendosela permettere fare acquisti ci sono pezzi molto originali eh, nel senso che abbiamo visto addirittura dei blocchi motore trasformati in tavolini e portabottiglie che sono simpaticissimi per fare un esempio ma ci sono dei pezzi rari eh, da collezione eh, non solo per gli appassionati di macchine e moto ma anche un po' per chi ricerca l'antiquariato in generale. Sì, un antiquariato di qualità è quello che noi volevamo e abbiamo ottenuto. Ci sono dei registratori di cassa che poi riprenderemo sicuramente dei primi del Novecento, come eh, le, le classiche bombette eh, tipo inglese che sono una meraviglia che l'abbiamo di là un nostro ospite che le ha, le ha portati. Poi per non parlare delle, delle radio d'epoca, eh, giocattoli d'epoca, potremmo stare qua fino all'infinito a a raccontare quello che oggi è, è qua in Calatranselmi che secondo me è la, una location perfetta, perfetta, una parola perfetta più perfetta di così non ci può essere. Ed è anche il modo di riscoprire questi locali, un tempo destinati al commercio dell'olio, ahimè, purtroppo non più fiorente come all'epoca quando qui arrivavano e partivano eh, navi in continuazione. Oggi questi locali, storici anche loro, che sanno di storia anche loro. Eh, possono servire per ospitare eventi di questo tipo, per diventare un punto di riferimento per la nuova economia legata al turismo. Io sono d'accordissimo con te, inoltre non è solo la location o la visione dell'area della, dell Salzo che è già fantastica per se stessa, infatti noi avevamo dei problemi così quando siamo venuti a vederla eh, la prima volta, come ambientarla, come... E praticamente sì, abbiamo messo qualche quadro, qualche fotografia, qualche cosa, ma... Eh, un evento di questo tipo è già bella così com'è Infatti, quello che stavo dicendo, ci siamo fatti mille problemi, mille foto, eccetera, eccetera, poi alla fine abbiamo visto che mettendo proprio quattro cose, per far capire, cioè per, per vedere che questa location è proprio perfetta, perciò io penso che... L'amministrazione comunale debba prendere, e penso che l'abbia già presa da quello che ho capito, che questo punto secondo me diventerà un punto importante come la, dove ti ricordi nel 2007 abbiamo fatto il Porto Franco di Onelia sì. eh, sono cose. Però quello che volevo dire io è anche che tu entri in questi vecchi magazzini e senti ancora eh, l'odore dell'olio, l'odore della fabbrica, l'odore del, del vintage. Lisotta Fraschini rossa fiammante, targata VF Vigili del Fuoco, arriva dagli amici Vigili del Fuoco di Milano ed è un qualcosa di vero, di reale, perché questa macchina è stata realmente in servizio a Milano. È così? Sì, questa macchina è, ha vissuto dagli anni, anni 45. 40... 5, circa fino al 57, la realtà della, della, del soccorso a Milano era utilizzata dalla, dal, dal comandante eh, del, del comando di Milano per raggiungere velocemente gli interventi laddove servivano più squadre per coordinarle e per dare in anticipo eh, le notizie sull'intervento. E tra l'altro è dotata di un gruppo pompa, quindi poteva addirittura direttamente pompare acqua con un collegamento diretto al motore. Esattamente, eh, la, la funzione è la stessa che si utilizza ora si, la trasmissione del motore di un mezzo dei vigili di fuoco trasmette la, la forza alla pompa, aspira acqua e la, la poteva mandare sull'intervento per forza della, della centrifuga che è inserita nella pompa E quindi insomma questa splendida macchina da signori del 29 a un certo momento ha indossato la divisa dei pompieri ce l'ha ancora oggi questa divisa Esattamente, ci sono due storie Legata a questa macchina, una che fu donata da una, una, un nobile milanese per non farla requisire dai tedeschi, e un'altra che eh, risultano anche dei documenti al comando di cui i Vigili del Fuoco l'avessero comprata per avere proprio un mezzo di intervento veloce. Eh beh, sicuramente poi per quell'epoca era velocissima, era un qualcosa da invidiare un isotta fraschini. Beh, sicuramente sì. È un mezzo che è un, un 7400 di cilindrata, un mezzo che a quell'epoca percorreva. Una velocità notevole per, le, 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 per quelle date, raggiungeva i 130-140 km/h, era un tre marce, quindi era una macchina che assumeva molto, era molto costosa perché beveva parecchio: nel senso che consumava 8, un litro, faceva 800 metri, quindi era molto signorile come macchina. Quindi era molto veloce, indubbiamente, era una macchina da, da, da corsa quasi per quell'epoca. Allora, abbiamo capito che non vi possiamo chiedere di farci un giro, però vi ringraziamo tanto per averla portata qui e anzi tornate a trovarci, eravate già venuti, e tornate a trovarci con questo gioiello splendido, con una sirena tutta sua, particolare, perché eh, qui si va di campanella. Qui si va di campanella perché a quell'epoca esisteva questo richiamo per far capire che arrivavano i vigili del fuoco o i pompieri come si chiamavano all'epoca. Eh, questo è il loro richiamo e siamo molto orgogliosi di portarla in giro e ci fa piacere essere eh, di nuovo invitati a questa, a questa manifestazione perché per noi portare all'esterno i nostri pezzi eh, pregiati è sintomo anche di, 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 di riconoscenza per quello che noi facciamo per il Comando e per il, il Museo Storico di Milano. Ed è anche bello il fatto che ci sia un Museo Storico e che voi abbiate riconoscenza per le attrezzature, per i materiali, per la storia dei vigili del fuoco. Beh certo, noi la, la, è una, la, il vigile fuoco è una grande famiglia. Ci unisce questa, questa, questa sintonia e quindi cercheremo sempre di portare avanti la nostra storia, la nostra cultura e cercherò di trasmettere a, a, ai successori che arriveranno questa cultura. Ed è bello trovarvi qui insieme all'Associazione Nazionale, all'Associazione Nazionale di Imperia che riunisce i nostri non vecchi, i nostri... Più esperti, veterani. più esperti Vigili del Fuoco. I nostri veterani, beh è vero, è un gemellaggio che facciamo frequentemente anche eh, non eh, al di fuori della regione, eh, sovente lo facciamo all'interno della nostra regione, ma è molto bello arrivare anche in altre regioni e portare le nostre prede. Anche perché poi le altre regioni vengono da noi a portare i loro mezzi, quindi è un gemellaggio che, che produce mo, molto, molta cultura. Ecco. Alfa Romeo Alfetta, Berlina e GT di Nada Editore. Giuseppe e Massimo Colombo raccontano Autodelta, l'ala veloce dell'Alfa Romeo, Fucina Editore. La più importante collezione di pompe di benzina. Guido Fisogni racconta Museo Fisogni Tradate.